non si permetta nessuno di dire che il ministro dell'Interno mette a rischio un'operazione di polizia, perché un'ora e mezza dopo la comunicazione avvenuta ringrazia gli uomini in divisa che hanno portato a casa questo eccezionale risultato. E lo dico col massimo rispetto della stragrande maggioranza dei magistrati, dei giudici, degli avvocati, che spesso e volentieri mettono a rischio la loro vita per il bene del paese. Però gli attacchi gratuiti, gli attacchi politici, lasciamoli fare ai politici che si candidano alle elezioni, a meno che qualcuno non si voglia candidare alle elezioni. Qualcuno si candida, prende il voto degli italiani e allora sì, può andare in Parlamento e contestare questo ministro che è il peggiore della faccia della terra secondo qualcuno.